Bene, Manuel, raccontami la partita, vediamo questa Rovello Villasanta. È andata bene, perché noi settimana scorsa abbiamo perso una brutta partita, soprattutto per un primo tempo giocato con pochissima intensità e ci ha scottato un bel po' quella sconfitta. Questa settimana secondo me abbiamo lavorato bene, io gli ho chiesto alcune cose particolari perché conoscevo bene Villasanta e credo che ci siano venute bene tutte. Primo tempo abbiamo fatto bene le cose che abbiamo preparato, era un pelino scarichi di energia, ma secondo me proprio per la paura di dover riaffrontare una partita del genere. Poi sinceramente il secondo tempo, metteteci un periodo più intensità, si è visto comunque il gap tecnico, perché Villasanta secondo me è allenata molto bene come squadra, giocano bene, onestamente a livello di totale talento noi siamo un pelino maggiori sia come chili sotto sia proprio come talento totale dei giocatori, e secondo me nel lungo andare della partita si è vista questa differenza. Poi abbiamo iniziato a far canestro è cambiata tutta la partita. Sì, io direi abbiamo patito un pochino granata sotto il centro bello grosso e abbiamo difeso molto bene invece su Scarabelli e sull'altro miglior realizzatore che loro hanno. Sì, è stata completamente la scelta che abbiamo fatto in settimana, cioè siamo detti all'andata noi avevamo perso prendendo molti tiri da tre punti, questa settimana abbiamo preparato la partita su quello, sul fatto di prendere due o tre canestri da granata dentro ma non andare a aiutare con gli esterni, soprattutto chi marcava i tiratori, piuttosto due canestri in più da due ma non mettere in ritmo i loro tiratori. Alla fine ha pagato come scelta, perché Granata comunque il primo tempo aveva chiuso a 10, sì, ma eravamo comunque davanti, il primo tempo ha segnato 14 Sala ma eravamo lì, quindi va benissimo, non... è stata la scelta fatta, poteva essere rischiosa ma ha pagato. E adesso ci aspetta pallacanestro dell'Adda, com'è? È difficile perché loro sono ultimi in classifica ma sono una squadra fasulla anche lì nei risultati, perché hanno avuto delle sfortune clamorose, loro hanno fatto 3-4 partite di seguito ad andare in 6, sì. Il problema è che hanno probabilmente due giocatori fuori categoria per questo campionato che sono Meneghel e Tengattini e non sono una squadra molto particolare e difficile. Adesso settimana scorsa ha vinto di 20 con la Pal Milano, perché quando azzeccano la serata loro sono un'ottima squadra. Poi è una partita particolare perché si gioca di venerdì sera, ma dobbiamo andare fino a casa del signore. Quindi sarà una partita a sé, però adesso noi sinceramente avendo poco da chiedere a livello di classifica, giochiamo anche per essere un po' più sciolti, perché dobbiamo solo mettere le basi per l'anno prossimo, far bene, far crescere un po' i giovani, infatti anche stasera ho messo titolare un under in più rispetto al solito, quindi partivamo con 3 under titolari. Noi adesso dobbiamo lavorare a quello, comunque quindi credo che sia una trasferta che affrontiamo serenamente. Ci prepareremo al meglio, vediamo come va. Bene, sulle frequenze di Piero da Sorno ci vediamo tra 15 giorni. Manuel, buona doccia. Grazie mille. Ciao, buona ciao. Sera. Siamo con Paolo Gandini, allenatore della pallacanestro di Villasanta. Raccontaci innanzitutto la tua partita, com'è andata? Sapevamo che era una partita difficile, insomma, soprattutto dal punto di vista fisico. Arrivavamo da una partita già settimana scorsa contro l'Entate che per noi non era semplice, soprattutto fisicamente. Abbiamo incontrato un'altra squadra per noi grossa, cioè Rovello è questa da anni e giustamente prova a fare della fisicità la sua parte migliore, sfruttandola e facendo le cose migliori con questo. Quindi sicuramente non era una partita facile da quel punto di vista. Abbiamo tenuto botta secondo me per due quarti, sì. Soprattutto, ripeto, dal punto di vista fisico. Poi ci siamo un po' spenti nel terzo quarto, non abbiamo avuto reazione a secondo me quello che è stato un metro arbitrale un po' troppo permissivo per quella che è stata poi la partita, insomma. Quindi lì non abbiamo avuto forza di reazione, siamo un po' adeguati, siamo un po' spenti, abbiamo un po' abbassato la testa. Poi ci abbiamo riprovato nel quarto quarto, siamo arrivati in meno 9 con 3 volte la palla in mano. Lì secondo me abbiamo fatto un paio di scelte sbagliate e poi su una situazione abbiamo avuto anche un po' di sfortuna. Poi non chiudendo queste tre situazioni qua abbiamo preso un fallo canestro da Borghi e una tripla di corno da 10 metri che poi ha chiuso la partita, insomma. Sì, tu hai avuto comunque una bellissima escalation con la tua pallacanestro, come diceva prima Manuel, tu alleni molto bene la tua squadra che dalla Serie D sei venuto in C2, stai giocando molto bene in C2, settimana scorsa hai dato tanto filo da torcere all'Entate, avete perso di 2 se non vado errato. Sì, purtroppo l'abbiamo un po' buttata via. Sì, tra virgolette con un punteggio bassissimo, quindi tanta difesa. Questa sera ti sono mancati due top scorer forse, sì. Ha giocato parecchio il super centro sotto, ma i tuoi top scorer sono un pochino mancati, uno per due falli subito all'inizio e l'altro perché è stato curato molto bene.
Sì, oggi abbiamo avuto molto poco da Scarabelli, si è anche innervosito durante la partita, dato un po' fuori di testa, quindi sicuramente lui ci dà tanto. Sì. E abbiamo avuto poco tendenzialmente comunque dagli esterni, dagli esterni, Scarabelli, sì. Favaressa, certo. Lo stesso Fossati, che comunque non so quanti punti ha fatto alla fine, però ha tirato male dal campo. Siamo riusciti a rimanere, ripeto, in scia con due buoni quarti, con due buone prestazioni da parte di Sala e Granata nei primi, certo, due quarti. Poi avevamo bisogno che Granata rimanesse lucido il più possibile, perché ripeto, fisicamente oggi pagavamo. Sì. Purtroppo alla lunga ha perso un po' di lucidità anche lui, ha perso un po' di brillantezza e sicuramente fisicamente siamo andati sotto. Dispiace, insomma, più che altro, come hai ribadito, dispiace per i due punti persi settimana scorsa con l'Entate. Venire a Rovello e perdere, diciamo che nel nostro cammino poteva anche essere una cosa, tra virgolette, normale. Sì. Bene, ti auguro allora tanto in bocca al lupo per questo ultimo pezzo di campionato. Crepi, ci rivedremo sicuramente l'anno prossimo. Complimenti ancora in C2. A voi per il lavoro. Ciao ragazzi, a presto. Ciao.